Salve a tutti ragazzi e ragazze, oggi nuovo video riguardo la blockchain, in questo caso la blockchain di EOS. Vi presento due progetti che sono uno collegato all'altro e sono EOS Microloan e EOS Marketplace. Allora andiamo con ordine che poi vi mostro che cosa sono, come funzionano e come si interagisce con loro, con queste piattaforme. Dovete sapere che uno degli obiettivi che Satoshi Nakamoto con la blockchain e la crypto Bitcoin, se non l'unico obiettivo, era quello di permettere scambi diretti tra persone di un valore economicamente riconosciuto grazie alla crypto Bitcoin, sfruttando l'omonimo protocollo, permettendo in questo modo a chiunque di poter ricevere ed inviare, ma anche pagare qualsiasi cosa. Per le proprie necessità. Quindi, infatti, la voce peer-to-peer era proprio scambio tra pari, senza intermediari. Ovviamente, dal semplice scambio di risorse, in questo caso di Bitcoin, la tecnologia blockchain si è evoluta in quella che conosciamo ai giorni nostri, e ogni giorno si evolve in continuazione. E infatti, nel tempo si sono sviluppati gli NFT, ma più di recente anche la finanza decentralizzata, ossia la DeFi, che ha permesso di sfruttare la finanza tradizionale in un ambito decentralizzato ed aperto a tutti. Infatti, in un sistema centralizzato abbiamo delle regole e dei limiti a cui questa si applica e alle persone che possono accedervi, perché non tutti possono accedervi e serve comunque il consenso dell'intermediario che si frappone tra noi e lo strumento finanziario, come per esempio un'assicurazione, una banca, affinché otteniamo una polizza assicurativa, un prestito, un mutuo e così via. E ovviamente questo costituisce un limite del sistema, perché non tutti possono accedere a queste piattaforme, e queste piattaforme non sono distribuite a livello mondiale, nel senso che ne trovi una, per esempio la banca, la trovi una in ogni città, però ci sono alcuni posti nel mondo dove non c'è la banca. E che cosa succede? Che la maggior parte di questi strumenti e piattaforme si trova nei paesi più industrializzati e meno in quelli meno sviluppati. In questo caso prendiamo come esempio l'Africa. Infatti, se una persona che volesse avviare un'impresa, faccio un esempio, in Italia o in Africa, allora vediamo che in quel caso una persona in Italia ha un accesso diretto e più semplificato alle risorse, perché presenta il progetto dell'impresa, si fa avere un prestito proporzionato in base all'impresa e diciamo che lo può ottenere facilmente, mentre in Africa questo non succede, o meglio, succede in maniera molto limitata, perché come detto non è la rete, per esempio quella bancaria, capillare su tutto il territorio, quindi anche se abbiamo la stessa idea, se vado chi è in Africa o in un paese poco sviluppato, non può andare in banca a chiedere un prestito, perché comunque anche è proporzionato al costo della vita, quindi se io qua mi servirebbero 10.000 euro, in un paese meno sviluppato ne servirebbero 1.000, 2.000. Però, nonostante le poche risorse che necessita in quei paesi, comunque manca un supporto fisico per avere quel tipo di vantaggio. Ed è così che in America Latina è stato lanciato un bellissimo progetto che prende il nome di EOS Microloan, che deriva dall'inglese microprestiti, che in combinazione con EOS Marketplace ha permesso di creare diverse iniziative e mercati che hanno aiutato la relativa comunità a commerciare beni e servizi importanti per quella popolazione, perché con EOS Microloan uno può richiedere il prestito o fornire un prestito in maniera con uno smart contract dedicato, mentre con EOS Marketplace questa piattaforma
che viene tutto, è tutto on-chain, perché io ho parlato con gli sviluppatori che hanno sviluppato questo protocollo, e mi hanno detto che tutti i file e tutte le informazioni vengono registrate on-chain, tranne quelle piccole cose che sono immagazzinate sul sito dove si appoggiano, però sono informazioni limitate che non servono alla finalità della trasparenza. Quindi in quel caso le cose più importanti sono on-chain, le cose meno importanti, faccio un esempio, le immagini, allora quelle vengono tenute off-chain, perché comunque sarebbero troppo pesanti e troppo costose da gestire. Ma adesso veniamo a una delle due. Le analizzeremo entrambe, però andiamo con ordine. Partiamo proprio con EOS Microloan. Allora, EOS Microloan, cos'è EOS Microloan? EOS Microloan è un sistema socio-economico in cui i partecipanti costruiscono una nuova economia basata sulla creazione di liquidità e opportunità per imprese e clienti. Ed ogni contributo alimenta e costruisce un sistema che non smette mai di crescere. Le imprese contribuiscono i propri beni e servizi a vantaggio dei propri clienti, ricevendo allo stesso tempo liquidità che altrimenti non riceverebbero. E tutto questo mentre si può includere una terza parte che guadagna commissioni sulle vendite, per non parlare dei dividendi che entrambe le parti, azienda e cliente, riceveranno per i loro sforzi, la fiducia e il loro lavoro. Infatti, con questa piattaforma c'è un token MLT che viene distribuito sia all'azienda e sia al cliente quando fanno l'acquisto. Che con questo token si può mettere stake e ricevere EOS. Ma voi dite, come funziona il sistema Microloan? Allora, il sistema Microloan praticamente ricarica l'1% al coloro che creano il loro prestito, accordato ovviamente con la controparte che hanno in precedente trovato, e quindi questo 1% deriva dal prestito originale stesso, quindi chi prende in prestito non deve pagare nulla. A questo punto EOS Microloan passa metà allo smart contract, che ne distribuisce metà dei fondi a coloro che hanno messo in staking il token MLT, quindi, quindi praticamente distribuisce lo 0,25% a coloro che hanno messo in stake. Per capire meglio tutto il processo, vi faccio vedere, ecco qua, questa è una slide che sta sul sito. Ed è, come potete vedere, l'azienda fa il prestito al cliente, e poi quando il cliente completa il pagamento, allora in quel caso vengono generati i token MLT e vengono distribuiti sia al cliente e sia all'azienda, che a loro volta lo possono mettere in stake e recupera una percentuale sul loro stake. Più o meno, ovviamente cambia, però parliamo di una di una percentuale variabile. Per esempio, su 1000 MLT in staking, più o meno giornalmente si hanno circa 0,04 EOS, sì, ma poi comunque, come detto, è variabile l'importo, perché ovviamente non sempre, se qualcuno ha fatto un prestito maggiore, quindi paga quel prestito, ovviamente ci sono più EOS che vengono generati. Ma adesso vediamo nel dettaglio. Allora, per accedere a questo tipo di programma, ovviamente dobbiamo cliccare sul pulsante, una volta che andremo al sito EOS Microloan, cliccare sul pulsante Join MLT Program. Poi dovremo loggarci alla piattaforma, e qua potete vedere che possiamo entrare sia con il nostro account EOS emettendo la chiave privata,
Ovviamente c'è il messaggio che non viene salvata da nessuna parte la chiave privata, ma solo temporalmente e fino a quando teniamo aperto il browser. Quindi una volta che chiudiamo il browser si perde tutto l'accesso. Oppure possiamo utilizzare uno dei wallet, per esempio Scatter, Token Pocket o Anchor. Una volta che siamo dentro, possiamo vedere che ci sono queste tre voci: My Deals, Reward e Join MLT Program. Per esempio, nella scheda Reward possiamo vedere un report dello staking nostro e della quota che viene pagata. Infatti, in questo caso, per questo in questo momento, nel senso che era ieri, vengono distribuiti per 1000 MLT in stake 0,0043 EOS, però questa cifra comunque è sempre variabile perché se ci sono più EOS vengono distribuiti. Mentre invece per accedere al programma dobbiamo andare sulla sezione Join MLT Program. E qua vediamo il pulsante Join, che in questo caso che cosa succede? Ci saremo registrati e comparirà la voce Request Send Await Confirmation. E quindi dovremo semplicemente aspettare per poter iniziare ad interagire con il protocollo, in quanto tutto il codice deve essere caricato sul nostro account, quindi mettiamo il smart contract, e questo richiede 700 KB di RAM, che ammontano a poco più di 20 EOS. Ovviamente questa è la strada, diciamo, più difficile da più tecnici. Mentre adesso andremo a vedere l'altra parte di tutto il sistema, che è EOS Marketplace, che è un marketplace a tutti gli effetti e che gira sulla blockchain di EOS. Che è leggermente limitato, però estremamente funzionante. Quindi io vi faccio vedere il sito qual è. Eccolo qua, questo è EOS Marketplace, eosmarketplace.io. Come funziona praticamente EOS Marketplace? EOS Marketplace non è altro che una specie di intermediario, una pagina dove vi permette di caricare il vostro negozio su questa mappa, e quindi tutti i negozi che si trovano su questa mappa hanno un prodotto o un servizio che vendono, e accettano pagamento EOS. Quindi tutto quello che vedrete che si possono comprare, anche se i prezzi sono espressi in dollari, il pagamento si fa in EOS. Quindi vi permette non solo di creare un negozio, ma anche di trovarvi su questa mappa. Quindi se voi siete in Italia, quindi quando andrete a creare il negozio, che vi mostrerò tutti i passaggi, dovete inserire anche l'indirizzo di dove vi trovate. E così in questo modo sarà più facile vedere tutti i negozi che accettano EOS e i prodotti che vendono. Perché non solo questo si frappone come una vetrina di marketing, nel senso che io mi trovo qui e quindi l'utente mi può trovare, ma può anche comprare quel prodotto o servizio. Quindi se noi abbiamo un negozio particolare, che ne so, siamo dei produttori che fanno dei prodotti per la casa, per esempio dei piatti in terracotta, quindi specifici, quindi piatti, caraffe, bicchieri, comunque tutto materiale artigianale. Allora, in quel caso, noi possiamo vendere il prodotto, metterlo sul negozio e chi vorrà ci vedrà il nostro negozio e poi, se vorrà comprare il nostro prodotto o servizio, lo potrà fare direttamente senza problemi. Poi ci arriverà l'ordine sempre sulla dashboard di Marketplace e noi provvederemo a spedire il prodotto tranquillamente. Ora vi faccio vedere nel dettaglio come funziona. Allora, prima di tutto, una volta che ci siamo
collegati alla pagina eosmarketplace.io, vedremo che in alto a sinistra c'è il pulsante login. E come visto per EOS Microloan, anche qui possiamo accedere o col nome EOS e la chiave privata. Ricordatevi sempre di utilizzare la chiave, l'active key, così da non avere problemi. Oppure utilizzare il wallet o Scatter o Token Pocket o Anchor Wallet. Una volta che saremo all'interno della piattaforma, questa è la schermata principale che ci viene mostrata, che è quella di poter registrare un negozio. Se invece noi non dobbiamo registrare un negozio, ma siamo dei semplici clienti, in quel caso dobbiamo andare nel nostro profilo ed aggiungere semplicemente l'email, altrimenti non potremo procedere con l'acquisto dei prodotti. Comunque, nel caso in cui abbiamo un negozio e lo vogliamo caricare sulla piattaforma, la primo step da fare è quello di scrivere il titolo del nostro negozio, quindi Pinco Pallino Production, categoria e quindi scegliere le varie categorie che sono disponibili, mettere un indirizzo email e poi possiamo mettere opzionale il nostro numero di telefono, l'account Telegram se l'abbiamo e il sito web se l'abbiamo. Poi nella descrizione, dobbiamo mettere una piccola descrizione riguardante la nostra azienda, poi il logo della nostra azienda. L'indirizzo, qua vedete c'è proprio fa vedere proprio la mappa e possiamo specificare anche la via e il numero precisamente, così uno può anche vedere effettivamente dove si trova il nostro negozio fisico. Mentre invece nelle opzioni in basso troverete quelle tre più. Quelle tre più non sono altro che i prodotti da aggiungere. Infatti, anche se questo è un marketplace a tutti gli effetti, però è un po' limitato in quanto è possibile aggiungere solamente tre prodotti o servizi. E la pagina del prodotto o servizio si compone in questa maniera. C'è un titolo, quindi che ne so, vaso in terracotta, il prezzo che viene espresso in dollari, quindi voi dovete mettere il prezzo in dollari, che ne so. Vaso in terracotta 10 dollari, descrizione vaso in terracotta fatto a mano, disegnato a mano, spedito in tutto il mondo o solo in questi paesi. Mettete le immagini riguardanti al vostro prodotto o servizio e cliccate su Save. Qua vi dicevo che nel profilo per diventare clienti dovete spingete il pulsante Edit e vi mostrerà il vostro account, che non potete modificarlo, l'indirizzo email che vi serve per comprare, quindi dovete per forza metterlo, e l'indirizzo Telegram, l'account Telegram se lo avete. Poi, una volta che avete messo avete creato il negozio, compariranno delle nuove informazioni. Vediamo se lo facciamo insieme. Utilizziamo in questo caso Wombat per entrare. Facciamo il login. No, non mi fa entrare con Wombat.
No. Comunque, all'interno della piattaforma, sulla sinistra, faccio vedere, sulla sinistra che c'è il menu, Register Business Pending Approval, verranno aggiunte delle altre voci che sono Listing on Map, Extra bonus sale, approved sale, pending sale e customer. Allora andiamo con ordine su queste voci. Allora, listing on map praticamente ci permette di listare il nostro negozio sulla mappa di EOS Marketplace e farci trovare dagli utenti. Infatti, se la creazione del negozio è gratuita, il listing non è gratuito, in quanto il tutto ha un costo di 3 MLT, il token del progetto, costa 3 MLT al mese e possiamo decidere in anticipo quanto mesi pagare. Quindi, se noi vogliamo che il nostro negozio sia disponibile per 12 mesi, allora dobbiamo mettere 12 nel valore dei mesi, e poi in automatico ci verrà calcolato 3 MLT per 12, quindi 36 MLT dovremo andare a pagare. E ricordiamo che per fare il listing serve almeno un prodotto, un servizio registrati nel negozio. Poi l'altra voce che troveremo sempre sulla sinistra è Extra o Bonus Sale, che ci permette di creare un nuovo prestito ed inserire tutti i dati per il prestito. Infatti, quella voce è la voce che abbiamo visto all'inizio con EOS Microloan. Poi, altra voce è Approved Sale, dove sono tutte le vendite approvate, mostrandoci sia quelle pagate che quelle attive. Poi abbiamo le Pending Sale. Sono di fatto gli ordini che noi abbiamo ricevuto e che dobbiamo approvare. Perché se nel caso noi non dovessimo, vendiamo un prodotto fisico, però e abbiamo scritto che non spediamo all'estero, allora in quel caso se ci arriva una richiesta di spedirlo all'estero, allora in quel caso noi possiamo non approvarlo. Perché noi non spediamo all'estero. Poi abbiamo i customer, dove abbiamo tutti gli indirizzi degli account che hanno comprato da noi, e ovviamente gli indirizzi dove spedire la merce, nel caso abbiamo dei prodotti da spedire. Quindi, come vedete, questa piattaforma, questo strumento è abbastanza utile, soprattutto per quelle realtà che non hanno possibilità di creare un negozio in maniera semplice, anche perché qua, come abbiamo visto, è abbastanza semplice la creazione. Quindi basta fare login con un account EOS e poi già possiamo inserire le informazioni, e poi con semplicemente 3 MLT al mese abbiamo il listing sulla mappa della piattaforma, che è abbastanza economico se ci pensate, anche perché vi faccio vedere il token MLT. Per comprarlo dovete passare da DefiBox, che là c'è la pool. Un attimo che ve la faccio vedere. Eccola qua, qua siamo su DefiBox, c'è la pool e per esempio con un EOS vi potete comprare 49 MLT, giusto per fare un esempio. Quindi un anno costa 36 MLT, quindi con praticamente 5 dollari avete il vostro store dove potete iniziare a vendere qualcosa che la maggior parte degli store, se li prendiamo nei paesi industrializzati, che ne so, possiamo prendere in esempio Amazon, eBay, Shopify. Già parliamo, per esempio, su Shopify di un abbonamento mensile di 30 euro, che in un anno sono 360 euro,
che è già diverso rispetto a 5 euro. Ecco perché questo sistema è più utilizzato nei paesi meno industrializzati o che hanno problemi importanti. Infatti, se voi vedete la mappa, ecco qua, la maggior parte è in Venezuela. Perché in quel caso il Venezuela, come sappiamo, si è l'iperinflazione e quindi è più vantaggioso vendere e comprare in cripto piuttosto che con la fiat locale. Ecco perché questo sistema sta spingendo molto sui paesi meno industrializzati o che hanno problemi, perché nel caso, per esempio, in Africa ancora non c'è nessuno, ma non è che non c'è nessuno perché non lo utilizzano, è perché è poco conosciuto ancora questo sistema. Anche se veniamo da noi, in Italia non ci sono negozi perché nessuno conosce questa piattaforma. Però qua possiamo trovare dov'è questo, in Inghilterra dovrebbe essere. Infatti, vedi, in Inghilterra ce ne sono due. Poi ho visto in Turchia ce n'è. Eccolo qua, in Turchia ce n'è un altro. Quindi, come potete vedere, ci sono in tutto il mondo piccole realtà che grazie a questa mappa è possibile trovarle in maniera immediata. Infatti, se vedete il numero, solo nel Venezuela abbiamo 785 negozi, e sono proprio negozi sia fisici e sia online, perché comunque là in quel caso c'è proprio necessità. Io per esempio ho visto recenti articoli che ho fatto latte, un'azienda che aveva fatto latte che sfrutta questa piattaforma, poi beni di prima necessità, formaggi, un piccolo market per la casa, quindi tipo detersivi, cose tipo carta igienica, rotoli, panetti e così via. Quindi comunque è un sistema che permette alle persone di mettersi in contatto tra loro anche a livello locale, perché comunque sfruttando questa mappa uno vede in Venezuela e in quella città dove può andare a recuperare questi beni, anche perché se vende, che ne so, il detersivo c'è il negozio fisico, quindi se io abito da quelle parti, io so che in quel raggio di chilometri c'è quel negozio, allora in quel caso posso andare al negozio e pagare direttamente in EOS. Quindi questo è molto vantaggioso, soprattutto per i paesi meno industrializzati. Comunque, però, comunque sempre un vantaggio anche per tutti coloro che vogliono aprire un negozio online, spendere poco, farsi pagare in cripto, in questo caso in EOS, tutto in maniera decentralizzata, anche perché comunque noi già paghiamo la fee al EOS Marketplace e quindi non c'è bisogno di andare a prendere un'altra a pagare un'altra fee. Quindi questa è una buona opportunità per tutti, anche perché, come detto, con un EOS potete stare a posto per più di un anno, quindi non dovete andare a pagare sempre o c'è qualcosa sul abbonamento che si scade. No, quando finiscono i mesi scompare il vostro punto dalla mappa, però voi andrete a pagare di nuovo e quindi non avete problemi. Faccio un esempio: se c'è una struttura tipo balneare che è aperta pochi mesi l'anno, allora in quel caso paga per quei mesi che è aperto, è inutile che paga anche per dicembre, è solo un'ipotesi, perché il negozio sta, diciamo il negozio, l'offerta nel bene sta e poi può attivarla il proprio negozio sulla mappa in qualsiasi momento, quindi non ci sono problemi sotto quel punto di vista. Spero che comunque sia stato molto utile questo video e questa piattaforma. Se ci sono dubbi, problemi, perplessità, curiosità riguardo la stessa, potete scrivermi nei commenti. Ci sarà,
c'è anche l'articolo più dettagliato con tutti i vari passaggi che vi lascio in descrizione, quindi potete anche leggere là i vari passaggi, non ci sono problemi. Come detto, per recuperare il token MLT dovete per forza passare da DeFiBox. Come potete vedere, ci sono oltre 39.000 MLT disponibili con una liquidità di 1.141 EOS. Lo slip c'è un po' alto, però è inevitabile perché il team mi ha detto che non ha intenzione di listare il token, perché in questo caso parliamo proprio di un utility token che serve solo per pagare, sia per pagare il, come si dice, il listing dei vari negozi, e sia per essere ridistribuito a tutti coloro che partecipano, perché comunque quando voi andrete a creare negozio, a comprare e vendere, comunque riceverete i token MLT. Quindi in quel caso è un'economia circolare, però funzionale a questo tipo di sistema, anche perché loro hanno fissato come prezzo di un MLT, ve lo faccio vedere qui, mi pare $10 se non ricordo male, ecco qua, sì, un MLT vale $10, più o meno, quello è il prezzo che si sono fissati, con una supply di 1 miliardo di MLT, che non sono tutti disponibili perché, come detto, vengono trasferiti al momento, per esempio, del prestito o quando partecipano al protocollo. Comunque, questo è tutto, sia EOS Microloan che EOS Marketplace. Dubito che molti di voi conoscevano questa piattaforma, però comunque sempre un sistema super interessante e super economico, sia per quanto riguarda diciamo l'abbonamento, la listing, che come detto è un MLT per mese, e sia per quanto riguarda le varie transazioni, perché non dimentichiamo che tutto questo gira on-chain sulla blockchain di EOS e che non vi costa praticamente nulla, se non una transazione, perdonatemi, con 0.0003 EOS potete fare diverse transazioni, quindi tutte le transazioni che vi servono per questo, in questo caso, sono già coperte da quella cifra ridicola. Oppure se utilizzate per esempio il wallet Anchor, che vi fornisce transazioni gratuite al giorno, quindi nemmeno quella cifra ridicola dovete andare a pagare. Mentre invece sulle altre piattaforme, perdonatemi, sulle altre blockchain questa cosa non può avvenire, proprio perché per i costi enormi che ci sono per fare le transazioni. Per esempio, avevo fatto un post un paio di tempo fa riguardante la piattaforma OpenSea, che anche quello è un marketplace dedicato agli NFT, però ci sono state. Con il problema che c'è stato su Ethereum, la piattaforma chiedeva come gas $2.000. Avete capito bene? $2.000 per fare una transazione. E una media per comprare e vendere un NFT si aggira attorno ai $200, cosa che non ha senso già di per sé. Figuriamoci in paesi poco industrializzati, poco sviluppati, che hanno un costo della vita completamente diverso. Vedete che non è economicamente sostenibile. E anche se ci sono, diciamo, delle alternative, alcuni dicono, ma c'è Binance Smart Chain. Ma Binance Smart Chain ha lo stesso problema di Ethereum: quando si ingolfa, i prezzi già aumentano. Quindi, se all'inizio, quando è stata introdotta la Binance Smart Chain, avevamo fee di centesimi, adesso già si parla di tra 1 e $5. Quindi più viene utilizzata la blockchain e più la blockchain stessa si ingolfa, ma non perché si ingolfa, perché quella blockchain e comunque tutte le alternative che si basano su quel tipo di sistema
non hanno una capacità tale da reggere milioni di transazioni, cosa che invece di default Ethereum, perdonatemi, EOS già è capace di fare, perché spingendo al massimo la blockchain di EOS è possibile gestire, la blockchain di EOS riesce a gestire oltre 900 milioni di transazioni al giorno, cosa che è una quantità incredibile, quindi non si può ingolfare tale da aumentare il costo della fee. Mentre invece su tutte le altre blockchain che si propongono come alternativa, se andate a vedere le statistiche, perché sono pubbliche, e andate a vedere l'utilizzo della blockchain, potete già vedere che già stanno al 98% di utilizzo della blockchain stessa. E quindi in quel caso non sono altro che versioni giovani di Ethereum che avranno la stessa, che subiranno la stessa influenza con più persone che lo utilizzeranno, e quindi farà la stessa fine di Ethereum dei giorni nostri, che all'inizio, come disse anche Buterin, pagare una transazione più di 5 centesimi è assurdo, e siamo arrivati all'estremo opposto dove Ethereum stessa è diventata un consumatore e un divoratore di fee estremamente alto. Ecco perché uno dei problemi che ha spinto anche per il passaggio alla Proof of Stake, se e quando ci sarà di Ethereum. Quindi anche le altre alternative che ci sono a Ethereum hanno lo stesso problema di base. Quindi voi andate a vedere nelle statistiche, nell'Explorer, che ne so, di Binance Smart Chain, e potete vedere come l'utilizzo della blockchain già è al massimo, quindi si è già ingolfata, proprio perché ci sono molte persone, e dato che nel mondo blockchain le persone che utilizzano e che conoscono questo sistema sono ancora poche, si stima che complessivamente ci sono 3 milioni di persone che utilizzano blockchain, e potete capire che già solo con 3 milioni di persone qualsiasi cosa si ingolfa, perché nessuna blockchain, tranne quelle tipo EOS, possono gestire un traffico di dati così elevato. Quindi, come detto, la blockchain di EOS supporta al giorno oltre 900 milioni di persone, quindi di transazioni, e quindi teoricamente anche oltre 900 milioni di persone. Comprendete bene che nel lungo periodo e con una mass adoption estesa, le principali blockchain che non gestiscono milioni di transazioni andranno a essere ingolfate e non potranno essere utilizzate. E che cosa succederà? Semplicemente che si sposteranno sulle blockchain che sono più veloci e scalabili, e che gestiscono milioni di transazioni, come quella di EOS. Ecco perché nel lungo periodo tutti questi blockchain che cercano di presentarsi come alternative, se già allo stato attuale si ingolfano, moriranno nel lungo periodo se non si aggiorneranno, proprio perché non riescono a gestire questa moltitudine di volumi. Mentre invece con EOS, già da quando è nata, e quindi anche questo come si è sviluppata, poi riesce a sopportare una capacità di milioni di transazioni al giorno, e quindi non avrà anche sul lungo periodo questo tipo di problema. Certo, poi ci potranno essere anche altre transazioni, altre blockchain, Ethereum 2.0, che dovrebbero fare 64.000 transazioni, però siamo sempre nel campo dell'ipotesi. E andiamo a vedere sempre se tutto il sistema reggerà, perché come visto nei giorni precedenti basta che ci sia un problema e in quel caso il 58% della rete Ethereum è andato offline, causando anche l'aumento delle fee, perché se oltre metà della blockchain è andata offside, allora è ovvio che chi ha necessità di processare le transazioni paga di più, indipendentemente dalla EP 1559. Quindi spero che
che vi è stato utile anche questa parte riguardo alla blockchain e perché utilizzare la blockchain di EOS. E noi ci sentiamo al prossimo video e grazie per la visione. Anzi, arrivederci e grazie.